la pittura del maestro Malice. Professore, qual è l'impressione che ha della pittura del maestro Malice? Innanzitutto cominciamo con dire che ho subito una buona impressione appena sono entrato, e questo è un fatto positivo. La pittura, dicevo vacanza degli amici, è come una bella donna, è una bella donna, poi ci vedrà tutto il resto, come sono i capelli, come sono... È una bella mossa, piena di vitalità. Poi successivamente dicevamo che il concetto pittura è fondamentale per valorizzare un'opera d'arte. Vi possono essere quadri cosiddetti figurativi ed avere della pittura autentica. Vi possono essere dei quadri non figurativi e non essere pittura. Siamo di fronte a un pittore che non è un pittore figurativo. È un pittore che cerca delle cose, ma che fondamentalmente è legato al concetto della pittura. Adesso mi vorreste dire che cos'è la pittura, è come chiedere che cos'è la poesia. Non si può rispondere, non c'è una definizione della poesia, non c'è nessun poeta o studioso che si occupa di poesia può definire cosa sia la poesia. Non si sa che cosa, la pittura è vitalità, la pittura è slancio, la pittura è atmosfera, la pittura è colore, e qui ce ne stanno di queste cose. Malice, sei lusingato di questi non complimenti? Non sono lusingato, ma perché devo dire che il maestro Spinosa è stato mio maestro, quindi è stata la prima emozione aver visto 40 anni fa i suoi quadri informali, e quindi da lì è partito un poco questa mia passione proprio per la pittura informale. Certamente ha tutto un altro linguaggio, altri valori che non hanno nessun senso di confronto. Comunque per me è altamente significativo questo mio rientro a Napoli, perché io sono da circa 30 anni che insegno all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sono stato direttore per lunghi anni, e quindi questa mia posizione di trasloco in Calabria hanno creato in me molte immagini, perché diciamo che la Calabria, se oggi è dissagrata diciamo politicamente perché vediamo tante cose, però ha una grande qualità nel paesaggio, che praticamente è ancora incontaminata e che suggerisce molto agli artisti contemporanei.